Per questo raccontiamoci, incontriamo l'avvocato Edoardo Albino, un amico, io lo chiamerò Duccio. Io ti Grazie. ringrazio naturalmente per questa tua presenza, per questo tuo racconto che però oggi, guarda caso, si impernia tutto su quello che è stato questo libro, che si chiama Soldati di leva del 152° Sassari. Duccio, questo riguarda un periodo dove ognuno di noi era chiamato a svolgere la naja, il Certamente. periodo di naja, cosa che poi è scomparsa perché da un po' di tempo a questa parte, sono alcuni anni, che il servizio di naja non c'è più, c'è un servizio militare che è fatto da persone che scelgono di Di fare il fare. servizio militare. E allora, la prima cosa che ti chiedo è questo: come nasce questo libro? Innanzitutto ringrazio io te per l'invito e saluto chi ci sta ascoltando. Come nasce questo libro? In maniera molto semplice, ci siamo ritrovati in un gruppo di ex militari che avevano tutti fatto la naja presso il 152° Sassari, o l'intero periodo della naja, o come nel mio caso e nel caso di altri, almeno il CAR e il CAR avanzato. In questo gruppo ovviamente sono venuti fuori tanti ricordi. Vi ricordate quell'ufficiale là? Vi ricordate quell'episodio lì? Vi ricordate com'era difficile fare le docce? A un certo punto, a un paio di noi è venuta l'idea di non disperdere questo patrimonio di racconti. E allora abbiamo proposto agli altri componenti del gruppo su Facebook, ho dimenticato di dire gruppo Facebook, di raccogliere questi racconti e cercare di farne un libro. A tal fine abbiamo aperto un nuovo gruppo al quale potesse aderire solo chi intendeva dare dei propri racconti e piano piano abbiamo stabilito di salvarli, cioè i racconti venivano postati normalmente su Facebook. Io avevo preso l'incarico di copiarli e poi salvarli in un cloud. Un altro amico si è preso l'incarico di salvare le fotografie in un altro cloud. Quando abbiamo avuto abbastanza materiale, abbiamo deciso di darlo effettivamente alle stampe. Abbiamo ricercato un editore che fosse sardo. Ah, Questa era bene. una, infatti, l'editore di Carbonia, proprio in onore al 152° Sassari, Certo. che è stato anche uno dei battaglioni più famosi, celebrati e decorati della storia dell'esercito italiano, e così è venuto fuori questo libro, poi completato anche con un piccolo vocabolarietto, con qualche gioco enigmistico a cura di un amico che si occupa anche, si diletta di fare giochi enigmistici. E credo che ne sia venuta fuori una cosa perlomeno simpatica. Bene, è venuto fuori sicuramente una sorta di dimensione, ecco, di testimonianza, no? Di un Certo. periodo che comunque, è stato un periodo che fa parte della vostra vita, tra l'altro che è rimasto, io credo, perché comunque il militare aveva un che di formativo rispetto a quei tempi dove, ecco, tante persone, possiamo dirlo, tante Certo. persone non avevano difficoltà probabilmente perfino ad uscire dalle loro città, dalle loro case, e con il militare hanno avuto questo senso di vedere un po' il mondo, no? Certamente, infatti, lo scopo del libro, così come noi lo abbiamo dato ufficialmente, è quello di ricordare la naja a chi non l'ha conosciuta e di farla conoscere almeno un poco a quanti, soprattutto giovani, non l'hanno conosciuta. Perché? Perché la naja, per chi non l'ha conosciuta, continua a essere vista così come la vedevamo noi quando dovevamo partire. Un periodo sostanzialmente di tempo perso, di Sì. sottoposizione a vessazioni, di nonnismi. Non è così, o non è solo così, o perché la naja è stata anche un grande momento di crescita per tanti di noi e, come giustamente dicevi tu, per tantissimi, anche se oggi non è difficile crederlo, io ho fatto il militare nell'83, nell'83-84, quindi parliamo comunque di circa 40 anni fa, e anche se oggi è difficile crederlo, io ho incontrato tanta gente che non era mai uscita dal paesello. Ho incontrato tanti ragazzi, pastori sardi, che non avevano mai visto nemmeno un materasso.
Certo. Non riuscivano a dormire sul materasso, dovevano uscire fuori dalla caserma. Ho incontrato tanta gente che non aveva mai avuto l'opportunità di interagire con coetanei. Pensiamo a Padre Padrone, il libro di Gavino Ledda, no? Sì. Dove si parla di sto ragazzo che fin dall'infanzia viene avviata la pastorizia senza possibilità di incontrare nessuno se non le pecore. Io li ho conosciuti veramente. La Naia ha fatto questo, quindi in qualche modo è stata comunque un periodo di crescita. E poi anche per chi invece, come me, aveva avuto la fortuna, data la famiglia, di viaggiare, di fare le ferie estive, perché per fortuna apparteneva a una famiglia che se lo poteva permettere, è stata l'occasione di interagire con persone di livello sociale diverso, quindi anche di imparare a confrontarmi, per me come per tanti altri. Quindi sicuramente la Naia è stato un periodo di crescita e di formazione importante, credo. Tra l'altro in una posizione anche abbastanza democratica, perché avvicina tutti e si... Certamente, perché una cosa sicuramente importante che tu hai giustamente sottolineato è che lì si era davvero tutti uguali. Sì. Non aveva nessuna importanza che tu fossi laureato o avessi fatto la quinta elementare. Perché quello che si doveva fare, i servizi erano uguali per tutti, le guardie erano uguali per tutti. E questo forse in qualche modo spiega anche un po' quello che veniva chiamato nonnismo, ma che io dal punto di vista della violenza o della sopraffazione non ho né vissuto né inflitto. Né hai mai partecipato. Il nonnismo non era altro che una maggiore importanza che assumeva chi stava da più tempo sotto le ali. Che fosse... E qui ti poteva capitare che il laureato in qualche modo dovesse avere come punto di riferimento quello con la quinta elementare, perché quello sapeva scaricare il fucile e tu non lo sapevi fare. E la tua laurea serviva a poco. Quindi in qualche modo era anche una forma di mettersi in discussione, un modo di mettersi in discussione. Beh, io tu hai fatto parte del 152esimo Sassa, io sono stato un alpino, quindi un alpino della Iulia. Chi più di te? Sono corpi assolutamente storici. Certo. E mi ricordo, mi ci sono molto ritrovato in questa, in tutti i racconti, perché poi il libro è anche cadenzato rispetto al periodo proprio, no? Dall'inizio alla fine, no? Quindi quando i capitoli, te li voglio ricordare, perché che inizia l'avventura, la vita in caserma e poi via via tutte quelle che sono le dimensioni. Ecco, tu fai in un capitolo c'è il nonnismo, quindi hai raccolto i ricordi del nonnismo. Sì, però, abbiamo raccolto, perché l'opera ovviamente non è solo mia. Sì. Poi c'è questo dei servizi di guardia, la logica della Naia, che mi sembra, come dire, anche questo un elemento particolare, perché comunque dà il senso culturale di quello che può essere una scelta. Certamente. Ecco, io questo, ti voglio chiedere, perché in molti, secondo te, ricordano, partono sempre col mugugno, no? Si riceveva la cartolina verde, era un problema. Però poi volta per volta ci si accorge che si svolge quel periodo, lo si svolge bene, poi successivamente c'è una sorta anche di nostalgia per i compagni, per le persone che si sono incontrate, ma anche per la stessa struttura. Guarda, io credo che senza voler negare il fatto che comunque si aveva 20 anni, e il periodo dei 20 anni è sempre bello, io credo che il mugugno sia stato poi sostituito, mentre facevi la Naia, innanzitutto dalla scoperta di te stesso, dal confronto con delle difficoltà che imparavi a superare e magari non pensavi di saperle superare. Poi il fortissimo legame che si stabiliva con i commilitoni, chiunque abbia fatto anche solo un viaggio di 5 giorni sa che vivendo 24 ore su 24, quei 5 giorni alla fine del viaggio sembrano un mese, figurati mesi e mesi interi con le stesse persone. E quindi credo che sia questo, soprattutto questo, la scoperta di se stessi,
la gioia di riuscire a superare comunque dei momenti difficili e fuori dalla bambagia che Certo. comunque in casa si aveva, perché la bambagia alla fine, se vogliamo, l'aveva anche il pastore sardo, nel senso di essere abituato a quel tipo di vita e non dover fare scoperte nuove, e il forte cameratismo che non ti faceva sentire solo, che creava veramente un legame fraterno con gli altri. È ovvio che quando tutto questo viene a finire, io non nego che quando mi sono congedato mi sono commosso Certo. e so che anche ad altri è successo. Lasciavi comunque qualcosa che ti era entrata dentro fortemente. Senti, Tuccio, noi abbiamo delle testimonianze di chi ha collaborato, di chi ha contribuito Sì, alla con stesura di questo di libro. alcuni. Quindi io pregherei la regia di mandarne almeno un paio, facciamo due, un altro paio ne mandiamo fra poco, così abbiamo, come dire, il senso anche di altre testimonianze dei Certo, tuoi compagni. benissimo. Quindi prego la regia di inviarli. Perché ho fatto il militare a quei tempi essenzialmente per dovere, come era l'obbligo sancito dalla Carta Costituzionale. Almeno così la vedevo con gli occhi dei 20 anni di allora. Quasi 40 anni dopo e con tanta esperienza di vita alle spalle la vedo molto diversamente, come un'esperienza necessaria e sicuramente formativa per la psicologia e la capacità di raccordarsi con altri colleghi, commilitoni, compagni con i quali altrimenti molto difficilmente si sarebbero potuti avere punti di contatto. Un altro aspetto non meno importante di questa esperienza è legato alla particolarità dell'ente in cui ho prestato servizio. Si parla di reparti che hanno fatto parte e ne fanno parte tuttora della Brigata Sassari, una tra le più decorate unità e tra le più famose dell'esercito italiano. Chi ne ha fatto parte, anche solo per il mese del CAR, ha sentito di far parte di qualcosa di speciale, dalle grandi tradizioni storiche risalenti alla Grande Guerra e dalle grandi tradizioni umane collegate al senso di appartenenza e di fratellanza propria della gente di Sardegna. Ora, a distanza di tanti anni, capita che tanti ex commilitoni si ritrovino sui social media, ma sicuramente il fatto di aver prestato servizio nei reparti della Brigata Sassari ha spinto diversi ex ragazzi, come li definiamo oggi, a ritenere di aver condiviso un'esperienza di vita in terra di Sardegna come un valore aggiunto, meritevole di essere ricordato e tramandato. Quindi il passo quasi naturale verso la creazione del libro è stata una naturale conseguenza della voglia di ritrovarsi e di ricordare ancora quel periodo, più o meno spensierato chiaramente, ma comunque indelebile, è fissato nei colori bianco-rossi delle mostrine. Come si dice, Sassarino una volta, Sassarino per sempre. Dopo tanti anni, tramite social, mi sono messo in contatto con il compagno del 152esimo, e precisamente con l'avvocato Edoardo Albino, il quale mi ha proposto di scrivere un libro. Precisamente di scrivere delle esperienze vissute in caserma. Ho accettato di cuore e ho scritto due miei racconti. In uno di questi racconto come, grazie alla mia saldezza e nervi, ho scansato un fatto increscioso avvenuto presso la caserma Gonzaga. Nel secondo invece racconto come da caporal maggiore ho formato i futuri caporali del 152esimo Battaglione Fanteria Sassari. Ecco, torniamo alla nostra discussione. C'è un capitolo particolare che io voglio dire, vorrei sottolineare questo. Ne abbiamo già parlato, però è un argomento che attraversa tutti i giorni di questo impegno, che è quello dell'amicizia e degli altri sentimenti, cioè il senso di avere un po', ecco, ritrovare con delle persone sconosciute, no? In realtà che fanno spesso e volentieri non fanno parte del nostro Certo. entourage, no? Neanche delle amicizie, dei territori, eccetera. Però
perfino di lingue diverse, perfino di dialetti diversi, Certamente. a volte anche abbastanza difficili, voglio dire. E lì con loro ritrovi un altro senso, un senso che poi nel tempo è scomparso un po' dappertutto, che è quello della solidarietà. Nel militare, nella naja, si trovano elementi di amicizia e di solidarietà. Ecco, ci sono stati nell'ambito della tua formazione, ecco, questo voglio dire, sono serviti? Moltissimo, è ovvio che la solidarietà è essenziale, era essenziale nel servizio di naja, come sarebbe essenziale in ogni attività umana che veda più persone tese allo stesso fine. Perché non dimentichiamo che comunque la naja, almeno formalmente, doveva formare dei soldati che quindi dovevano agire come un corpo unico. Noi per fortuna non abbiamo conosciuto le guerre, né io al 152° Sassari né tu nella Julia, ma almeno in teoria quelli che ci hanno preceduto e dovevano prendere la bainsizza non è che potessero stare lì a discutere, certo. Se dovevano agire come un corpo solo, e questo nel servizio di naja era rimasto anche in tempo di pace. Per cui la solidarietà era fondamentale e molte volte era l'aiuto del commilitone che ti permetteva di superare alcune difficoltà. Io per esempio ricordo, e lo racconto anche nel libro, che a Sassari si andava a sparare in un posto particolare per raggiungere il quale, soprattutto per tornare dal quale, bisognava fare una salita piuttosto faticosa. E ricordo che mi capitò anche di dover portare il fucile, per cui io sono 1,60, allora non ero nemmeno così corpulento, facevo una fatica notevole, e fu solo il sostegno di alcuni amici che mi dicevano «dai, avanti, ce la farai», che riusciva a farti andare avanti. E addirittura una volta un amico prese lui il fucile perché vide che veramente che non riuscivo. Difficoltà. Ma questo l'ho fatto anche io con altri. Tante volte mi è capitato di sostituire in servizi di guardia persone che non ce la facevano o avevano necessità di andare a casa per un periodo e non avrebbero avuto la licenza. Insomma, la solidarietà era fondamentale perché, ripeto, era centrale, fondamentale, bisognava costituire un corpo unico, e questo si riusciva a fare. Oggi domina un egoismo, vedo, nella maggior parte delle attività umane, e forse la naja anche questo insegnava, ora che mi ci fai pensare, a interagire con l'altro in maniera, come dire, disponibile verso l'altro, non con irritazione, cioè tu facevi qualcosa per l'altro perché sentivi che lui ti apparteneva e tu gli appartenevi. Poi il favore poteva essere ricambiato o meno, ma non era questo l'importante. Il senso dell'appartenenza. Il senso dell'appartenenza era molto importante. Era molto importante. Ti devo dire, ecco, un altro aspetto che io ritengo che sia, come dire, sia importante nell'ambito del percorso militare, che è quello che, cioè, perfino le persone più lontane, come dire, da quello che potrebbe essere il senso dell'onore, no, della patria, cosiddetto padre, nell'ambito del militare te lo ritrovi, cioè quella, come dire, la soddisfazione di appartenere al 152° Sassari, la soddisfazione di appartenere alla Brigata Alpina, la soddisfazione di essere, come dire, bersagliere, non lo so, c'è un senso di vicinanza e di rispetto, no, verso quello che è il senso più forte ecco, di quell'appartenenza che dicevamo prima. Verissimo, verissimo. Adesso uno da fuori può vedere come pura retorica la bandiera, l'alzabandiera, il giuramento, ma quando sei lì ti rendi conto di essere in un organismo importante, che comunque significa qualcosa nella vita generale della nazione e nella vita tua in particolare. Io per esempio non mi vergogno di dire che ancora ricordo a memoria il giuramento, la formula del giuramento. E quando giurai, appena alzata la mano e detto lo giuro, e poi partì come sempre succedeva l'inno nazionale, devo dire che dentro di me sentii effettivamente un fremito che ancora oggi, a ripensarci, è dentro di me, proprio per quello che dici tu,
Perché al di là della retorica, tu senti che sei entrato in qualcosa di importante che condividi con altri e soprattutto che condividi con chi ti ha preceduto in qualche modo. Certo, ed è un percorso però, tra l'altro voglio insomma sottolinearlo rispetto un po' a confrontarmi ecco, con quelle che sono le tue idee, le tue opinioni, ed è un percorso che ti rende comunque diverso da come sei entrato. L'impressione, io ho sempre avuto l'impressione di una sorta di percorso di formazione, no? Quindi un percorso formativo dove ti prendono che sei ragazzino, per capirci, e ti tengono un anno per ecco, congedarti da uomo, no? E tra questi passaggi vari che sono fatti di tante cose, tra l'altro io credo che li avete raccontati nel modo più giusto e più saggio, tra l'altro, perché avete raccontato anche le piccole avventure, che certo, negative, tante di quelle cose. Ecco, alla fine, cioè, tiri un po' fai i conti, no, finali, e ti accorgi di aver guadagnato molto, cioè di essere stato formato in modo adeguato a quello che è il rito di passaggio, no? Arrivi ad essere. Giuseppe, sicuramente sì, hai perfettamente ragione. Qui forse bisognerebbe approfondire un tantino il discorso. Io, quando si parla di percorso di crescita, visto che oggi tanti dicono vabbè, ma oggi ti fa crescere l'università, il lavoro, è vero, però quello era un percorso di crescita diverso. Mi spiego, io l'ho fatto sostanzialmente, il militare, io l'ho fatto fra i 25 e i 26 anni, quindi non è che l'abbia fatto 18 anni. Eppure tante cose mi mancavano, avevo fatto già l'università, ripeto, avevo già tante esperienze di dirigente sportivo, ma erano sempre state quelle esperienze fatte, come dire, in una sfera che vedeva sempre me al centro. Certo. Invece al militare tu uscivi dall'essere, smettevi di essere il centro, perché il centro era l'organizzazione, cioè tu eri un elemento dell'organizzazione generale, e questo è quello che il militare ti insegnava fortemente, cioè tu, il ragazzino di 18 anni appena diplomato, addirittura con la terza media, eri lo stesso ingranaggio che doveva far funzionare quella macchina, e questo è un grosso elemento di crescita, perché ti dava una sensazione, una concezione diversa di te, cioè capivi veramente cosa significava lavorare insieme per uno scopo, per un fine. Non eri, dovevi, come dire, sottomettere il tuo io a qualcosa di più grande, e se questo non è un elemento di crescita, io mi chiedo quale sia un elemento di crescita. Anzi, non vorrei fare retorica o facile propaganda per la NAI, ma secondo me in qualche modo è stato un errore sospendere la NAI. Capisco la necessità dell'esercito professionale in un mondo moderno e tutto il resto, però è anche vero che io altri sistemi di educazione al lavoro comune e alla sottomissione del proprio io a qualcosa di più grande oggi non ne vedo. Certo. Senti, siamo quasi arrivati alla fine di questa nostra conversazione, perché il tempo poi vola. Ecco, io pregherei la regia di mandare gli altri due contributi. Mi chiamo Alessandro Cintoli, sono nato l'11 febbraio 1961, ho fatto il servizio militare al 152esimo battaglione fanteria Sassari nell'intero 1983, sono credo uno dei pochi continentali, eravamo prevalentemente lombardi e due romani, tra cui io, che abbiamo fatto il servizio militare per un anno intero alla caserma Gonzaga nella città di Sassari. Io sono l'autore di un paio di racconti in questo libro, uno su un incidente molto divertente che si verificò qualche tempo dopo la mia presenza in caserma, un altro su un'esperienza molto personale, molto formativa, di cui non voglio dire nulla perché non vorrei rovinare la sorpresa,
e il terzo relativamente a un'esperienza non troppo bella che comunque viene raccontata. Credo che valga la pena di raccontare come è nato questo libro, almeno dal mio punto di vista. Io ero entrato, credo per caso, in questo gruppo che parlava dell'esperienza di Naya, il 152° Battaglione Fanteria Sassari, e ho incontrato lì un mio commilitone, diciamo, che non era proprio esattamente un commilitone perché Edoardo Albino, che si trova nel vostro studio in questo momento e che stava frequentando la caserma in quanto era recluta. L'ho riconosciuto, abbiamo cominciato a parlare e dalla nostra amicizia è nata una collaborazione per questo libro che comunque ha coinvolto moltissime altre persone. Sono molto contento, dopo quasi 2 anni di lavoro, che questo libro sia riuscito ad arrivare alle librerie e ai lettori, e vi consiglio di acquistarlo se volete avere un'idea di come si viveva la Naya in quei tempi. Ho conosciuto Duccio nel 1984 durante il servizio militare e da allora siamo rimasti sempre più o meno in contatto. Parecchie cose sono cambiate in quasi 35 anni e alcune certamente proprio grazie al servizio militare o a causa del servizio militare. Nel 2019, per un'altra serie di circostanze quasi fortuite, abbiamo iniziato a considerare che potesse essere interessante lasciar traccia, raccontare che cosa fosse il servizio di leva, che nel frattempo era stato completamente abolito. E è nata così l'idea di creare un gruppo Facebook che raccogliesse tutte le persone che avessero trascorso almeno il periodo di addestramento nella Brigata Sassari. C'è stata una buona adesione, persone che peraltro spesso nemmeno si conoscevano, ma che hanno avuto piacere e modo di raccontare le loro esperienze. E grazie allo spirito di gruppo si è riusciti anche ad arrivare alla pubblicazione del libro. Tutti hanno contribuito, chi con i racconti, alcuni hanno contribuito in parte un po' maggiore, Duccio come promotore, Luigi Ferreri come grafico. E alla fine si è arrivati a questo libro che è senz'altro una grande soddisfazione per tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi veste. E che anche a detta dei ventenni che l'hanno letto, è un libro quantomeno curioso ed interessante. Ecco, però ecco, concludere, come dire, con qualcosa di tangibile rispetto proprio al libro, no? Cioè, quindi ti chiedo, ecco, prima di tutto dove si può trovare il libro, in modo che i nostri telespettatori che sono interessati, ecco, riescono poi a trovarlo. E l'ultima cosa che ti chiedo è appunto il bilancio personale, ma non solamente il tuo, no? Perché io credo che ecco, le discussioni all'interno Ci del siano state. gruppo ci siano state, e non solo per la stesura, ma probabilmente perché ci si ritrova, no? Un gruppo è fatto di persone che hanno, come dire, anche la voglia dello stare insieme, no? Quindi del meditare tutti quanti insieme. Ecco, una sorta di bilancio di questo percorso che fa nascere questo libro, però ecco, è un libro. Non è il punto finale, perché può essere anche considerato un punto di partenza. Sì, il bilancio finale è ovviamente positivo perché ognuno di noi si è ritrovato in questo libro, in qualche modo abbiamo allargato la camerata, nel senso che come tu hai detto giustamente all'inizio, il libro riporta racconti che vanno, racconti, aneddoti, Cioè, tutti veri. tutti veri, sì. Che vanno dal 1972 al 1992, quando poi la Naya è finita, e quindi in qualche modo attraverso il gruppo Facebook e attraverso il lavoro comune Certo, sì. che non avremmo potuto fare se non avessimo fatto la Naya, perché qui ognuno Sì. di noi aveva imparato a mettere da Per parte. forza. Ecco, in qualche modo siamo tornati in una caserma più allargata, come dicevo, stabilendo nuovi rapporti anche con i commilitoni che ci avevano preceduto di 20 anni e che personalmente non avevamo conosciuto. E quindi, tranne qualcuno che dice io il racconto ve lo faccio, ma la Naya non la ricordo con piacere,
anche perché si tratta di situazioni molto particolari, certo, che, sì, ci sono. Che ci sono state, come ci tutte, sono, tutte sono, le esperienze succede, e in qualche modo è stato un modo di rivivere sia la gioventù che la vita militare, e quindi diciamo che è stato un ulteriore percorso di crescita. Cioè anche il non tenere più dentro a futuro memoria, certo, portare certo. fuori quello che era stato, sì, per noi. Sì. Il libro si può trovare, si può ordinare in libreria, non è diffuso nelle librerie, perché ovviamente si può comprare in qualsiasi sito su internet, Amazon, IBS, eccetera, eccetera, o direttamente dall'editore, Susil Editore. Quindi è facilmente reperibile. Sì, è facilmente reperibile. Bene, io a me non mi resta che, come dire, ricordare il titolo del libro, che è Soldati di leva del 152esimo Sasso. Ricordi di Raia. Sì, c'è questa bellissima Sardegna, no? Questa, ecco, se abbiamo ancora un secondo, sì. È un lenzuolo che uno degli autori dipinse all'epoca con tutti i servizi colorati. Ah, visto, bene. E l'abbiamo scelto come copertina perché in qualche modo ci rappresenta tutti. I colori sono i colori della brigata. I colori sono i colori della brigata, il bianco-rosso della certo. Brigata Sassari. Perfetto. Io ti ringrazio. È un Io libro ringrazio voi. Molto interessante, perché ripercorre le strade che hanno percorso tante persone. Certo, tante, non è quasi, solo di quelli quasi del, tutti, del fatto, 152. Assolutamente. Quindi, insomma, voglio dire, una sorta di ricordo positivo comunque, anche certo. dei fatti che sono negativi qualcuno, ma che sono poi meccanismi personali. Quindi che, come dicevi tu, comunque hanno contribuito alla crescita. Comunque hanno contribuito alla crescita. Bene, si è deciso diversamente, però ecco, resta indelebile il percorso, la Naia. Insomma, ha accomunato tante persone, certo, continua, certo. e continua probabilmente a farlo. E rileggendo e leggendo il libro, ripeto, chi l'ha fatta può ricordare, chi non l'ha fatta può conoscerne alcuni aspetti non negativi. Certo, grazie a Edoardo grazie Albino, a quindi grazie Duccio, a presto. Grazie mille ancora.